mi fai? Cosa stai facendo? Hai rotto il lavello. Lasciamo stare, lo stavo cercando di pulire, è andata aspetta, male. Aspetta, sono un attimo. Mi fai un attimo. Mi fai un frullato, Anna, con i biscotti e le mele, per favore. Lion! Oh, un chi attimo! È? Che urla, ma che si dorme. Pronto. Sono arrabbiatissimo, sono arrabbiatissimo. Cosa mi se ne frega? Perché sei venuto a casa mia se sei arrabbiato? Sai tutti cosa vengono... è successo? Un attimo, sto parlando io. Cioè, tutti vengono non a casa mia. Ma cosa è successo? Ma non me ne frega nulla, sto dicendo. No, no, tutti vengono a casa favore. Mia quando sono arrabbiati. Ma venite felici, scusa, portate un regalo. Scusa. È cosa successo è una successo? Cosa. Cosa ti è successo? Ti mi hanno ha rubato. Tradito. Chi? Chico? La mia ragazza. Ah. Come ti ha tradito? Davvero? Sì, l'ho scoperto adesso. Anna, hai sentito? Cosa? Giorgio ha le corna, è un topo cornuto adesso. Non è un topo cornuto, mi ha tradito. Bevetevi un succo di mela, bevete. Sì, ma io avevo chiesto anche il biscotto dentro la mela. Tieni. Toh, anche il biscotto, ti è. Porca miseria, è con chi? Con Chico? Niente ma di me. Ma non lo so, ma era un ragazzo simile a me, molto simile. Ma aveva in un cappello senso? Da panda. Un cappello da panda? Sì, io ce l'ho da orso e quello lì ce l'aveva da panda. Hai sentito, Anna? L'ha tradito con il panda. Ho sentito, sono anch'io qui. Che schifo. Cioè, infatti, cioè io non so che fare. Ma non... poi lei era la tua topolina, mi ricordo io. Ci conosciamo da tanto ormai. Certo, è certo, è certo. C'è stato un amore, proprio un fuoco. È difficile, visto che qualcuno si metteva in mezzo. Vabbè, ogni sì, volta, sì, però certo. Mi dispiace. Però le avversità. Insomma, era un pochetto psicopatica, perché sì. Ogni volta si è colta le mani. Però... aspetta, vado a dirlo a tutti. Chico Alex... Chico che Alex c'è? Che c'è? Giorgio ha le corna. Avete ma non dirlo così. Scusa, per favore. Aspetta, lo dico più cauto. Allora praticamente ma che fai col coltello? Oh niente, stavo preparando da mangiare. Ascolta, oh, secondo me guarda che è lui perché se... pure lei va in giro col coltello, quindi Chico? Cosa? Ti piacciono i panda? Panda, no. Ok, allora non è lui. Okay. Comunque, praticamente il povero Giorgio, praticamente, vi ricordate che era fidanzato con quella tipa che sembrava una topa? La no? topa, esatto, psicopatica. La topa satica. Praticamente la topa satica, cosa è successo? Lui l'ha vista in compagnia di un panda e si baciavano, vero? No, mi ha tradito, sì. L'ha tradito, l'ha tradito. Quindi bruciamogli casa. A Giorgio, poverino, già ha perso. Non a Giorgio, Giorgio anche perché non si brucierebbe la casa da solo, Alex. Vabbè, pensavo era una buona idea, scusa. Un dolore scaccia un altro dolore. Chiodo non scaccia penso. Chiodo. No. Vabbè, allora prendete la schiaffi e gli passo. Vabbè, allora va bene. Portiamolo al parco. Facciamo una gittarella oggi. Tutto tra di noi. Ma sì, dai, che abbiamo fin troppi problemi. C'è Strega, è stato arrestato. Poi c'è quell'altro schifozzozzo azzurro che ci ruba in casa. Cioè, insomma. Esatto. Quindi cioè abbiamo fin troppi problemi. Secondo me conviene che ci prendiamo una giornata di riposo. Ah, poi abbiamo terminato la costruzione del fantastico museo. Capito? Quindi sì, adesso cioè, abbiamo diritto. Certo, certo, l'hanno certo pagato? Cioè, non lo so, forse. Infatti, cioè, come non lo che so, non ci scusa. Pagano per i lavori che facciamo, vabbè, tipo sì, il cinema, pure la scuola pure. Non lo so, magari qualcuno soldi. Magari ma qualcuno. Ma come paghiamo per tutte le cose che abbiamo, non scusa. Non è che per caso ti sei arragguantato i soldi. Io sto cercando di dirvi che è esattamente così. E voi non mi fate parlare, sì, ce li ho io. Ve li do, dopo ve li do, tranquilli. Speriamo. Cioè, non è che... poi ci pagano sulla banca. Quindi se vogliamo prelevare dobbiamo andare in banca. Ho preso un palo. Non è che possiamo... ho preso anche la SIEP. Sto guidando malissimo oggi. Un attimo, cioè abbiate pazienza. Ora parcheggiamo. Tutto bene? Oh, sì, certo, tutto bene. Allora, un attimo che parcheggiamo. Guardate il parco, Che bello il parco. L'aria fresca. Ma qua si salta. Gli uccellini. Il signor Ender che muore. Mi ricordo di quando venivo qua con la mia ragazza. Nel ghiaccio. Cosa succede? Ma mi sa che questo qui è il signor Pender. Sì, sì, è il signor Pender. Ma fa un bagno. Cosa sta facendo? Fermo, non lo dare. È pazzo, è pazzo. Oh, ma ce la fate? Ma siete tutti sclerati oggi? Un attimo. Allora, prima di tutto non si guarda la gente senza dire niente, Alex. Cioè, veramente. Guarda. Ma sei maleducato. Ma vai a giocare, non lo so. Allora, Giorgio, tu vieni con me, ti illustro un po'. Sono qui, ok. Allora, guarda, secondo me per rilassarti, proprio per divertirti e dimenticare, puoi fare un po' di balzelloni qua nel tappeto elastico. E guarda. Se cado e mi faccio male? Meglio così non ci pensi più, meglio. No? Alla topa, vai. Infatti, chiodo scaccia chiodo, no? Dolore scaccia l'ho dolore. L'ho già detto io? Ma di chi io sto? Ecco, ho scacciato il chiodo. Adesso io ho paura di te un po'. Guarda. Ma no, ma non mi dire. Continua a saltare, tu rimbalza finché non dimentichi il dolore bene, della ragazza, ok? Finché le corna non voleranno via nel cielo, hai capito? Va perché bene. Ci sai quanto sono grosse? Chico, cosa stai facendo? Anch'io voglio saltare. C'hai le corna anche tu. No, guarda, io mi siedo, mi sa allora. Però, anche te c'avevi un tempo, mi ricordo, una...
una tipella. Non è vero? Ah, li faceva il giardino quella. Ma che fine ha fatto? Non te ne ho più sentito parlare. Non mi ha più dato i soldi per il giardino e me ne sono andato. Anche perché il giardino era il nostro. Dov'è Anna? Oi. Dietro di te. Oddio. Bentornata. Sai, comunque, l'ospedale è lì. Stavo vedendo, non so se ci avete fatto caso, ma c'è un cagnolino qui. Guardate, bellino. Scodinzola. Piccole. Sì, perché non ti ha ancora visto. Comunque è molto sei carino. È femmina comunque. Potrebbe, sì, potrebbe. Che gli hai guardato sotto le gambe, scusa, cioè. No, ha il musetto da fermo. Si capisce dalla coda, non hai capito. Non lo so io. Che pensavo, bellino. Ho pensato male che Anna magari, non lo so, quando conosce una saltato? Persona. Hai già saltato? Giorgio. Ah, sì. Io ho smaltito la tristezza, però. Oh, mi fa piacere. Guarda, se vuoi puoi provare anche il labirinto. No, quello lì l'ho già provato, va bene così, sono felice. Ok, però, mi fa piacere. E il cane scodinzola un sacco, Cioè, sembra che scodinzola a te, Giorgio, però, scusami, anche a me. Anche a te. È molto affettuoso. Scusate. Io in teoria un cane a casa ce l'ho già, perché ho Spluffet di sì. Spluffet è il gatto. Chi mi ha dato un sushi? Alex. Il cane, però non lo mangio. Ma si dà il pesce ai cani. Ma sei scemo, fai? Guarda, vai via, ignorante, cretino, criminale. I gatti lo mangiano. Ma va via, via. Ma tu sei un gatto. Ma guarda Teo, è proprio una per. Poi è marcio il sushi di Alex, cioè. Stai fa, sputtalo. Ma infatti, Teo, ma va. È da tantissimo. Strozzati. Oh, lo stiamo trattando troppo male oggi. Vieni qui. Tu dici? Gli do delle carezze per scusarmi. Scusa, aia. Alex, vieni qua. Tieni. Oh. Comunque dicevo, voglio questo cane, ne voglio perché quello Spluffet di Siri, io non ne ho. Portatelo a casa. Mi stavo convincendo. Ma non è che di qualcuno? Ma non credo, non ha il collare. Non ha nulla. È abbandonato. Se venite in macchina andiamo a prendergli subito il collare, così lo possiamo portare a casa. Monta Giorgio 14. Ci sono. Ti è passato, perché ma chi è sceso dalla macchina? Io si è nascosto sotto il motore. Cinco rimane con il cane, se no scappano. No, è nel motore. Anna, cosa ci fai nel motore anche tu con la tua macchina, Anna? Mi stai pensando. Ma Cinco, è nel motore, non posso camminare. Cinco. Dov'è là? Aspetta, eccomi, sono uscito. Ma com'è qui, possibile? Arrivo. È una cosa ninja, una tattica. Vabbè, convinto te. Il tubo di scappamento l'ha sparato fuori. Ok. Strano, ma vero, è una cosa incredibile. Ascoltate, qui c'è il negoziante di animali. Mi fermo un attimo, voi aspettatemi in macchina perché siete scalmanati. Fate fare brutta figura. Buongiorno, ascolti, io vorrei comprare delle cose per il cane. Per caso lei... Collare. Vende cose per il cane? Guarda quanta roba c'ha! Allora, mi ricordo perché l'avevamo fatto anche per il cagnolino Spluffet. Dunque, in teoria ci serve il Super Treat o il Master Treat. Mi servono 50 village euro. Qualcuno di voi ha 50 village euro? Ma per niente! Dai! Ma siamo poveri noi, ma me li paga tu. Ma poi io ce li ho. E poi andiamo alla cosa. Grazie, te li restituisco subito. Va bene, non preoccuparti. Allora non te li restituisco. Ok. Un collare, tipo quello rosa. Serve anche il collare, ma ho speso tutti i villaggi. Ce li ho io, lo compro io. Ok, 10 ce li avevo pure io comunque, mi sa, Avete fatto? Andiamo? Andiamo. No, niente giacchettino. Camina. Cosa c'è? Niente. Non ho detto. Le ho detto, ma muoviti. Volevo dire. Ok. Ma pensate subito male. Perché io non l'ho sentito. Ho detto, ma muo. E siccome Cicco è una persona orribile, orrenda, ha pensato che volessi dire, ma muori. Ma non lo dire. Non pensavo quello. Allora. Sì. Allora io gli do i doggy Master Treat. Ecco qui. Buoni, Quanti ne vuole? È molto ingordo. Guarda quanti ingorda. Mangia. Ha un po' di fame? È molto ingorda, è ingordi. Non. Col tiro, dai. Ma siete sicuri? Non sta. Ma cioè, allora mette il collare? Però. Ma non lo so. Sì, dammi il collare. Sicuramente mancava il collare. E adesso? Non saprei dire. Ma chi se ti segue? Ma io gli sto dando tanti di quei Master Treat che dovrebbe essere innamoratissima di me, ma invece. Non mi sta... di tutte, poi gli fa male se mangia troppo. Ho capito, ma non mi sta. Cioè, mi segue? Oh. Oddio, ti muove. Oddio. Non mi vuole abbastanza bene. Ti segue. Ma poco. Ma che ti segua. Non è sufficiente, mi sa che dovevamo comprare qualche altro treat. Forza, mangia i biscottazzi. Dai. Scusa, ma prova a lanciargli un bastoncino a vedere se te lo riporta. Toh, nah, prova. Sono buonazzi, mangia i biscottazzi. Non sono buonazzi, Tu non Basta sei buona. Ma che mi fa male il pancino. va bene, ci riprovo. Allora, credo che stia funzionando. Guarda, sta cambiando. Oh, mamma mia. Allora, come che forma le diamo?
Ce ne sono alcuni magari che sono, quelli sono brutti. Un po', alcuni non sono proprio al massimo. Allora, secondo me Questa qua. Sì, non è che male, ne dite? Dai. Mi sembra intrigante questa qua. Proviamo? Ma sì, mi sembra bellissima, mi sembra fantastica, mi sembra più bella di Giorgio. No, non mi offendo, per favore. Non ci vuole tanto essere più bella di Giorgio. Infatti, però, quello sicuro. Allora, Anna, mi tieni i treat? Guarda, sì, ci penso io, questi, li tengo insieme a quelli di Spluffete. Certo che comunque potevamo pensarci, funzionava allo stesso identico modo con Spluffete. Io me lo sono dimenticato. Adesso questo qui dovrebbe seguirmi ovunque. Dobbiamo dargli un nome. Darle un nome. È vero, mi dimentico sempre che è femminuccia. Dobbiamo darle un nome. Come la potrei chiamare? Dunque, un nome bellino per un cane Branca. Bellino. Branca. Giorgia. No. Giorgia è orribile. Mora. No, non mi piace. Ballerita. No, no, nemmeno. Sì, no, ballerita è bellissimo. Topa. No, Topa non va bene. No, mi ricorda la mia ragazza, certo. Franca. Gianfranca ti ci chiamerà tua sorella, guarda, no, non credo. Potrebbe chiamarsi. Allora, secondo me se dovessi descriverla con un aggettivo mi sembra molto coccolosa, capito? Però non possiamo chiamarla coccolosa. Coccolosa? Coccolosa è un nome orribile, sembra coccola. Un gelato. Coccola. Chiamiamo? No, no, coccola è troppo lungo. Caccola. No, caccola fa schifo, sembra quello che esce dal naso. Alex, scendi da lì o ti devo yo-yoare a morte. No, ti prego. Al volo. Un sinonimo di coccolosa secondo me è cara. Cara, molto cara, no? È quello che si fa quando si fanno le carezze. Bravo! Fai cara cara! Bravissimo, secondo me a lei piacciono moltissimo le carezze. Come a Giorgio, che però non ne riceve più perché si è lasciato la sorella. Ma perché l'hai detto? Bisogna... Grazie, io te ne do. Deve affrontare il dolore in modo da dimenticare prima. Comunque. Ma dove va? Cara, mi sembra un nome eccezionale. E quindi il tuo nome sarà... Cara VGF. Bene, adesso andiamo a casa che le devo far conoscere Spluffete. Ma poi ci devo segue? Ma certamente, ma vuoi mettere? Guardala, è perfetta. Mamma mia, che guarda come segue. È già, praticamente già ma fatto già scuola. Ma scivola sul ghiaccio. Certamente, è una sua capacità, capito? Scusa, ma non dovresti, cioè... Caricarla in macchina? Alex mi ha rubato la macchina. Alex, vieni qua, brutto ladro. Schifoso. Ho paura di stare con te alla guida. Questo quartiere. Allora, sai cosa ti dico? Ti butto nel mare. Oh. No, perché? Perché così impari. Però effettivamente non so più tanto guidare. Non è molto sicuro. Non lo so perché. Aspetta, ho anche sbagliato strada. Pensa a te. No, andava bene anche lì. Vabbè, perché sono confuso per il nuovo cane, no? Cioè, praticamente mi sono un attimino emozionato di tutta la situazione. Cioè, e poi Giorgio adesso è di nuovo single. Questa cosa qua. Questa è una cosa. Questa cosa terribile. Ti ha turbato tantissimo. Sì. Oh, cosa è successo? No, ci sono rimasto male perché io ci tengo al loro benestare. Dai, scendiamo. Adesso la porto in casa. Voi invece potete venire, però non, mi raccomando, non interferite perché sicuramente Siri sarà molto sorpresa. No. Anzi, Anna, dimmi. Sei già a casa. Di a Siri che ho una sorpresa e di prepararsi davanti alla porta, ok? Entro giornata. Vado ad avvertire. Anna è proprio lenta. Ma senti, forse è meglio che Spluffete per il momento lo teniamo da parte. Anna, vuoi fare quello che ti ho detto? Vai a ma io non lo so, guarda. Non lo so. Allora. Non è niente in questa casa. Ma è antipatica. Posso portare la mucca? No, è meglio di no. Ma come no? Ma no, secondo me no. Cioè, questa mucca è morta 14 volte. E ma poi... è vero, guarda, vive e vegeta. Ma perché Alex vuole baciarla? Cosa ma vai cosa via, stai facendo? Anche lui. No, questo è solo Giorgio. Ma è un vizio, ma non mi sembrava che fosse solo Giorgio. Guardavo negli occhi, facciamo che batte le palpebre. Ma infatti, cioè, guarda che schifo che fai. Venite, dai, venite. E non cercare di baciarti il mio cane. Che schifo, no? Sì, che schifo lo dice. Le mucche invece sono meglio. Infatti, guarda, sei proprio sporcaccioso, Alex. Vergognati. Voi rimanete dietro, fate parlare me, perché è un momento magico. Okay, anzi, okay. Cico, ce l'hai il cellulare? Certo no. Che no, e invece sì. Bravo, allora fai partire un video. Devi registrarlo video. Okay. Per la reaction di Siri al nuovo cane, bellissimo. Ok, sto registrato, di qualcosa okay, registrare. Allora tutti registriamo. Lion 1, dunque questo è il video dove facciamo vedere cosa fa Siri quando vede che abbiamo il cane. Il cane si chiama Cara VGF. Vai. Allora, registrate tutti? Ok, vado. Sì, okay, sì. Vado, registro anche io per non sbagliare. Ok, Siri! Ma è ancora scassata, sì, vabbè. Non è una merendina. Vieni fuori. È di pomidoro, è vero? No, allora è una cosa più bella. Guarda di là, esci e guarda a sinistra. Vai! Guarda a sinistra, a destra, guarda, è esci. Qui? Non sta capendo. Esci fuori dalla porta e guarda a destra. Vai, fuori dalla porta a destra. Sì! Mamma mia. Mamma che urlo. Sembrava Alex quando si spaventa. Sì! Sto facendo giù lo bismo.
No, non andare nel sedere del cane. Dai! Caccia il video, caccia il video. Che schifo. Non fare più il video. Va okay, bene così. Tolgo. Allora, lei si chiama Cara WGF Siri ed è il nostro nuovo cagnolino. Però a differenza di Spluffy. Sì, questo è il cagnolino di papà e mamma perché lo hanno trovato al parco. Però tu ovviamente no, tu è Spluffete. Ma poi Spluffete si ingelosirebbe. Posso fare l'amicizia con Spluffete? Sì, certo. Siri, tu hai ancora la fasciatura al braccio. Ah sì, sono caduta dalla lo so. Sono salita che faceva tutto. E allora poi sono salita e faccio e poi però sono andata giù e faccio. E allora tutta la fasciatura Siri, di riso prima, di palla di riso. Prima che ti viene un enfisema vai a chiamare la mamma. Povera Siri, certe volte. Perché lei si fa prendere dall'emozione, capito? Quindi stoppiamo il video, dai, è stato bello. Quindi parla tutta strada. Ciao Anna, guarda, ha urlato come una pazza, poi... ho sentito, pensavo... Ma poi hai visto che c'ha la fasciatura al braccio? È caduta, dice, è andata al museo ed è caduta dal T-Rex, non ho capito bene. Allora io so solamente che Bubolo le ha fatto una fasciatura con una polpetta di riso. Mamma mia, però come? precisa. Ma no, ha fatto bene, per carità. Qua c'era Alex che stava aspettando che un piccione gli cagasse in testa. Ma cosa stai facendo? A testa in su poi. Dov'è? Il cane è... il sole. Non è il sole. Non è il cane, non lo sì, so. Qua. Quindi metto il nome, no? Ah, certo, deve dai chiamarsi... la medaglietta col nome. Certo, perché? Cara WGF, è un non nome posso. Molto importante. Non funziona. Come non può? Ah, certo. Funziona. Ma più o meno. C'è un... è un po' strano come nome, però... Perché è un po' rotta questa targhetta. Non lo so, probabilmente quello è il... È il codice. Il codice del microchip. Chip, bravo, esatto. bravo, che c'hai anche te come no, ovvio. No, il codice scade? Non lo so. Perché sta scadendo? Perché era 60 e 59. Forse esplode. Probabilmente. Non esplode, no? No! Aiuto. Tanto Giorgio aveva deciso che non valeva più la pena vivere perché infatti, quindi tanto male esplode. Abbraccia il cane. Abbraccia il cane, vai. Qui cane esplodi. No! Giorgio! No! È il mio cane, non può esplodere. Se devi esplodere tu. Infatti. Ci vuole un'altra cuccia comunque. Sì, certo, non se la può dividere con Spluffete, altrimenti si litiga. Spluffete, altrimenti sì. Oh, senti, stai zitto tu, cornuto. Scusa. Niente, Cico, niente. Sai dove dobbiamo andare? Dobbiamo andare al negozio della Gattara a vedere se ci sono c'è un accessorio. Anna, io e Cico dobbiamo andare da una parte. Anche Alex, adesso vieni. Il numero è aumentato a 95. Sì, io, scusa. Tu rimani lì col cane, vedi se esplode. Va okay. bene. Anzi, ma se non lo siedi sì, ecco, andiamo. Allora, è mezzo alla strada adesso, sì, scusa. Ma non ti preoccupare, mica passano le macchine qui. Comunque voglio andare dalla Gattara per vedere se vende. Avete presente ad Halloween quando vendono le quelle zucche. No, le corna, quelle lì, il cerchietto con le corna. Avete preso? Giorgio. È per te, bravissimi. Siamo sulla stessa lunghezza d'onda. E noi le regaliamo queste corna, no? E gli diciamo, ah Giorgio, buon compleanno. Che non è il compleanno. Ma chi se ne frega, non me ne frega. Buon Halloween. Bravo, buon è anche quello anche è scaduto. Buon Natale, va bene? Buon Natale. Okay, anticipato, giusto. Un po' anticipato. Buon Natale anticipato. Buongiorno. Ascolta. Sì. Buongiorno. Ah, anche a lei. Ascolta. Noi vorremmo comprare una cosa carina. Allora, vedo che ha un sacco di accessori per cani anche. Certo, vorrei certo. comprare. Allora, secondo me le sta bene. Gli occhiali cool potrebbero starle bene. Quindi compro gli occhiali cool. Anche e basta. È femmina? Sì, è femmina. Non vanno e bene. Allora, no. Questa copertina bellissima. La bianca. La morbidella. Va bene, la copertina bianca. Però mi serve anche il colore per la copertina. Altrimenti è grigia, fa schifo. Un colore. Ah, che colore? Rosa. Un rosa. Come rosa? No, arancione. No, rosa è femmina. Scusa, è arancione. Grazie. Allora, e poi vediamo se colora, però, perché non ho mica la sicurezza. Colora, molto bello. Grazie ancora. Allora, ascolti, oltre a quello, ci servirebbe anche, però. Ma cos'è? Non lo so, è una malattia probabilmente. Metti sì. a posto. Ho provato sti occhiali. Oh, ti stanno bene. Non ci vedi da vicino, caro? Un look professionale. Mettilo a posto. Sono 70 euro. Mettili a posto. Va bene anche se non leggi, tanto non sai leggere. Comunque, infatti. Te li sei rimessi, ladro. Metti a posto. Ascolti, noi siamo venuti per un motivo solo e soltanto. Volevamo comprare un paio di corna. Ce le ha? Paio di corna. Corna. C'ho questo. No, questo è un trombone. Cos'è? È un corno francese. Ah, non ti voglio sposare. No, questo qua non va bene. Una cosa più indossabile. Questo?
indossabile. Questo è un cappuccio da mucca. No, questo è voglio io, dammelo. È orribile. È veramente brutto. Ascolti, no, un corna.